La decima legislatura regionale del Piemonte è partita con l'insediamento a Palazzo Lascaris del nuovo consiglio presieduto dall'esponente del PD Mauro Laus, eletto con 36 voti, 3 in più di quelli corrispondenti alla maggioranza di Sergio Chiamparino. Nessuna sorpresa dall'elezione dell'ufficio di presidenza, che include anche i vicepresidenti Nino Boeti del PD, eletto con 29 voti, Daniela Ruffino, Forza Italia, eletta con 13 voti, e avrà come consiglieri segretari Angela Motta, PD con 34 voti, Gabriele Molinari, Scelta Civica 30 voti e Alessandro Benvenuto della Lega 13 voti. I nomi sono stati proposti rispettivamente dal capogruppo del PD Davide Gariglio per la maggioranza e dal capogruppo azzurro Gilberto Picchetto per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Fuori dai giochi invece il Movimento 5 Stelle, che conta 8 consiglieri ma non ha alcun rappresentante nel nuovo ufficio di presidenza. L'esponente grillina Stefania Bazzella si è fermata a 12 voti, uno solo in meno del leghista eletto segretario. Avevano l'accordo con Picchetto che includeva l'elezione di un nostro esponente, ha commentato l'ex capogruppo grillino Davide Bono. Poi è arrivato Roberto Cota e ha preteso quel posto per la Lega. Così il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica della regione e prima forza di opposizione con oltre il 20%, è stato escluso a favore di un partito che ha preso il 7%. Per protesta i grillini, che ora puntano alla presidenza della giunta per le elezioni, hanno abbandonato l'aula al momento del discorso di insediamento. E il capogruppo Giorgio Bertola ha annunciato un'opposizione senza sconti. Auspico che questa partenza, ha commentato Chiamparino con i giornalisti alla fine della seduta, non pregiudichi il lavoro futuro. È necessario aprire una fase politica nuova, dove la contrapposizione non sia a prioristica. Non ho paura dello scontro politico, che può essere utile se c'è il rispetto delle istituzioni, e farò il possibile perché subentri una stagione di confronto e di dialogo. Il tripolarismo che caratterizza questo Consiglio non può diventare fattore di sterile contrasto, i piemontesi non lo capirebbero. Intendo difendere l'autonomia del Consiglio, ha affermato Laus nel suo discorso di insediamento, e favorire una piena cittadinanza e riconosciuta dignità a tutte le forze politiche presenti. Da noi deve partire l'attaccamento agli istituti democratici e l'esempio di onestà e rettitudine, poiché, richiamando l'affermazione di uno dei padri costituenti della nostra Repubblica, l'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, la corruzione è nemica della libertà. Fra le priorità della nuova legislatura, Laus ha citato la riforma elettorale, le pari opportunità e un miglioramento dell'efficacia dei lavori dell'Aula.